Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono passate poche settimane da quando Swisscom, proprietaria di Fastweb, ha acquistato Vodafone Italia, ma in realtà è una trattativa che è andata a buon fine, ma l'acquisizione reale, quindi il closing, come detto nel video precedente, avverrà entro il primo trimestre del 2025. Infatti questi sono i tempi previsti appunto per l'acquisizione, quindi il passaggio di proprietà. Come detto nei video precedenti, oltre il closing, il marchio Vodafone comunque non sparirà immediatamente. Anzi, negli accordi è previsto che il marchio Vodafone possa realmente continuare ad esistere per 5 anni dal momento del closing. Poi, se questo avverrà e si manterrà il marchio Vodafone per 5 anni, è ancora tutto da vedere. Ma i primi segnali di questa acquisizione, di questo passaggio, quali saranno? Cominciamo ad avere un po' adesso le idee chiare, in quanto le dichiarazioni appunto di Fastweb ci stanno portando a sapere quali saranno i passi lenti, perché comunque sarà un passaggio lento, di quello che sarà appunto l'acquisizione di Vodafone, se nascerà poi un nuovo operatore, se Fastweb confluirà al nome Vodafone o se Vodafone più probabile confluirà in Fastweb come marchio, oppure una cosa ancora più probabile, se nascerà un nuovo operatore tra qualche anno con un nuovo nome, fatto appunto dalla fusione di questi due marchi. Perché vi ricordo che una cosa è acquistare un gruppo, quindi anche con un nome, e una cosa è poi la realtà di quello che avverrà. Quindi potrebbero fondersi i marchi e crearne uno nuovo, mantenere il nome Fastweb, o più difficilmente potrebbe mantenere il nome Vodafone, anche se non credo proprio, ma ci vorranno comunque degli anni. Ma cosa avverrà per prima cosa? E appunto, dicevo, Fastweb nella parola, praticamente nelle dichiarazioni del suo amministratore delegato, ha cominciato a dichiarare alcune cose molto interessanti. Ad esempio che le SIM Fastweb attualmente attive e quelle future, che praticamente si appoggiano attualmente alla rete Wind 3, vi ricordo che Fastweb ha in condivisione con la rete Wind 3 le infrastrutture, poi mettono in comune le licenze, specialmente sul 5G, particolarmente sul 5G, e condividono anche degli spettri di frequenza, specialmente in 5G. Ma queste SIM quando andranno via dalla rete Wind 3, anzi dalle infrastrutture Wind 3? Adesso lo sappiamo. Praticamente l'amministratore delegato di Fastweb ha dichiarato che a partire dal closing, quindi quando avverrà appunto l'acquisizione ufficiale, quindi con le carte ufficiali, sarà acquistata, passerà Vodafone a proprietà di Swisscom, quindi Fastweb, le SIM di Fastweb passeranno dalla rete Wind 3 alla rete Vodafone. Questo sarà il primo passaggio evidente. E io pensavo e immaginavo che magari potesse avvenire anche prima del closing, o perlomeno inizialmente potevano avvenire delle nuove attivazioni o il passaggio di alcune SIM prima del closing, ma in realtà è stata fatta e sarà fatta praticamente la cosa più logica. Una volta che Vodafone diventerà appunto di proprietà ufficiale di Fastweb barra ovviamente Swisscom, migreranno tutte le SIM di Fastweb dalla rete Wind 3, passeranno alla rete Vodafone, e questo sarà il primo passaggio, ovvio, perché gli accordi con Wind 3 prevedono anche degli esborsi notevoli da parte di Fastweb, che non ha una sua infrastruttura di proprietà sul mobile per quanto riguarda appunto le strutture delle BTS. Altro discorso invece la condivisione delle frequenze, ma di questo abbiamo parlato più volte, e se volete approfondire ci sono due playlist dedicate, una a Fastweb e una a Wind 3 nel mio canale, potete andare a vedere tanti video molto interessanti. Quindi da quel momento in poi, quindi dopo che avverrà il closing, sicuramente a breve tempo
si staccheranno dalla rete Windows 3 che costa a Fastweb per andare su Vodafone, che è di sua proprietà, quindi a costo zero ovviamente, su marchio Vodafone. Ricordiamoci che in futuro, dopo il closing, sarà il marchio che rimane Vodafone, almeno inizialmente, e ipoteticamente sino a 5 anni previsti come tempo massimo. Ma in realtà Vodafone sarà di loro proprietà, quindi non sparisce Vodafone, ma si trasferisce la proprietà sia infrastrutturale che di marchio a Swisscom, quindi Fastweb. Migreranno le SIM Fastweb e tutte le nuove attivazioni ovviamente passeranno su rete Vodafone. Questo sarà il primo passaggio. Poi successivamente vedremo come saranno gli sviluppi. È probabile che più sul mobile ci saranno, ipotizzo, delle novità per quanto riguarda invece la rete fissa, perché Vodafone è, come sapete, ben presente appunto nel nostro paese con i servizi di appunto di navigazione in internet, con le sue infrastrutture, reti di trasporto, stessa cosa Fastweb. Quindi io ipotizzo, ma è una previsione semplicemente diciamo logica mia, logica un mio pensiero, che probabilmente cambierà forse qualcosa più sul fisso che sul mobile, almeno ovviamente inizialmente. Quindi questa è una mia congettura, un mio pensiero. Cosa si muoverà prima? Vedremo. Quindi la fusione comunque anche nel fisso, vi ricordo, di tutte le infrastrutture Fastweb con quelle di Vodafone creano un colosso veramente gigantesco, veramente molto molto importante. La mossa di Swisscom per il mercato italiano è stata veramente eccellente, una manovra che metterà appunto questa nuova infrastruttura, questo nuovo marchio, se nascerà, come si chiamerà, questo non lo sapremo, in una situazione di quasi dominanza insieme a TIM di quello che sono le telecomunicazioni nel nostro paese, sia per quanto riguarda il fisso sia per quanto riguarda il mobile. Questo aprirà degli scenari veramente enormi, infiniti, di tante altre possibilità che cambieranno nel corso dei prossimi anni quella che è la realtà delle telecomunicazioni per quanto riguarda appunto il mobile e il fisso nel nostro paese. Sono sicuro che gli altri gruppi reagiranno in qualche modo, potrà avvenire di tutto e di più, altre fusioni, altre creazioni di nuovi marchi, ma sicuramente da qui a qualche anno la realtà delle telecomunicazioni sarà completamente differente nel nostro paese. I cambiamenti ci sono sempre stati in tutti gli ambiti, non bisogna pensare che tutto possa rimanere fermo come certuni si auspicano, perché il pensiero di cambiare, di innovare, che qualcosa cambi, crea sempre paura. Questo è nell'istinto praticamente di ogni essere umano, ma l'innovazione e i cambiamenti sono qualcosa di inevitabile in qualsiasi ambito. Speriamo che tutto questo porti un giovamento nelle telecomunicazioni del nostro paese in prospettiva futura, che si risolvano anche le crisi economiche del settore, che sono veramente molto pesanti, considerando che le telecomunicazioni oggigiorno sono quasi un bene primario delle esigenze di ogni cittadino, di ogni azienda e del nostro vivere nei tempi moderni. Allora, sono molto curioso di sapere come la pensate, quindi commentate sotto questo video come fate sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. So che moltissime persone mi seguono, molti più del numero degli iscritti, quindi l'iscrizione è totalmente gratuita, non costa nulla, basta cliccare per iscriversi, cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi video. In questo modo supporterete il canale e lo farete conoscere sempre di più. Mettere like ai video che vi piacciono è un'altra azione totalmente gratuita, ma molto importante per il canale. Vi ricordo che vi do consulenza su Instagram a tutti, rispondo a tutti, vi intrattengo con le storie e vi aggiorno via via con gli argomenti che andiamo trattando e quelli che poi saranno trattati nel corso del tempo nei video poi che verranno. Vi intrattengo anche con storie, quando sono ispirato, della mia vita privata
che spero che siano anche carine, di intrattenimento. Un altro modo per supportarmi, c'è il mio referral link che vi riporto ad Amazon, sempre giù in descrizione. Cliccando là lì potete fare i vostri acquisti senza spendere un solo centesimo in più, ma sosterrete il canale. Vi sono anche 3 tagli di abbonamento al canale per chi lo vuole fare o lo può fare, di cui il taglio più piccolo è pari a un caffè al mese, disdicibile in qualsiasi momento. Se volete passare a O-Mobile, c'è di nuovo il mio codice invito che vi dà la possibilità di ricevere 5 euro in omaggio di ricarica da parte di O-Mobile nel momento in cui attiverete una nuova SIM. Sempre giù in descrizione a questo video troverete il link di invito. Bene, fatemi sapere come la pensate, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio per l'attenzione, al prossimo video un abbraccio e un saluto da Giuseppe.